Ciao a tutti e benvenuti o bentornati su Opinion Nerd. Io sono Alessandra e questa è la mia nuova location. Diciamo che per adesso vedrete sempre video in questo modo, tranne quando tornerò a casa, che avrò la possibilità di tornare alla mia vecchia libreria, quanto mi manca. Per chi non mi conoscesse, qui sul canale parlo di libri e tutto ciò che concerne il mondo nerd, e il libro di oggi, devo ammettere che è stato veramente molto molto interessante. Ma prima di svelarvi il titolo, mi raccomando di iscriverti al canale e di attivare la campanellina, qui sotto in descrizione trovi tutti quanti i link social. Bene, detto ciò, iniziamo subito perché il libro in questione è lui, Paolo e Francesca di Matteo Zuckel. Spero di averlo pronunciato nel modo corretto perché è veramente difficilissimo. Cioè, un nome così e un cognome, vabbè, tralasciamo. E ringrazio immensamente Nord Sud Edizioni per avermi concesso la copia cartacea con un bellissimo anche packaging, ammettiamolo, ammettiamolo. Di che cosa parla questo libro? Beh, potete semplicemente immaginarlo perché Paolo e Francesca, la storia la conosciamo tutti grazie a Dante Alighieri, però diciamo che è sempre visto un po' uno scorcio, diciamo, quello che hanno fatto, ma quanto è vera tutta quanta la storia? Quanto sappiamo di queste due figure molto molto importanti? E diciamo che poi alla fine c'è anche un easter egg, tra virgolette, su Dante che mi è piaciuto veramente un sacco, di che cosa parla? Semplicemente della storia di Paolo e Francesca, di come si sono conosciuti, del loro amore come è nato, come si è evoluto e anche la loro morte. Diciamo che quello che sto per dire, diciamo, non è uno spoiler, perché chi ha letto la Divina Commedia sa, finiscono anche nel girone dell'inferno, quindi per forza andammo re. Proprio così, giusto per sdrammatizzare un po' la questione. Però sostanzialmente qui troviamo praticamente tutta quanta la loro vita, sia dal punto di vista di Francesca sia dal punto di vista di Paolo. Ovviamente scritto tutto in terza persona, quindi di conseguenza non andiamo a trovare un'immersione emotiva molto più forte, troviamo ancora tutto quanto sulla superficie, come se volessero tutti i costi andare dentro e spiegare le loro ragioni, motivazioni, però allo stesso tempo, non essendoci un punto di vista interno, non ci riescono poi così tanto bene. Ammettiamo però, cioè ammetto più che altro perché l'ho letto, il fattore che nonostante questa piccola problematica, tra virgolette, di emozioni ne escono veramente tante. Cioè, il lettore viene completamente assorbito praticamente e vive anche tutte le gioie e dolori, chiamiamoli tali. Ovviamente qui è un libro molto esiguo, quindi di conseguenza non troveremo proprio tutta quanta la storia. A volte ci sono dei salti temporali non indifferenti, ma con dei giusti sprazzi, diciamo, di quello che è andato ad accadere, diciamo, in quel frangente di tempo. Francesca appunto viene data in sposa comunque a un uomo per questioni ovviamente no, aristocratiche, bla bla bla, soltanto che a presentarsi è Paolo, il fratello di questo tipo, e non l'effettivo sposo. Lei si infatua subito di Paolo perché dice: caspita, mio marito quanto è figo! E invece no, si becca lo storpio. E che inizialmente appunto non ama, non riesce a stare insieme a lui, in testa c'è sempre Paolo. Dopo un po' però diciamo che lei si convince, si autoconvince di dover amare a tutti i costi suo marito e appunto inizia a vivere, diciamo, la loro relazione in maniera diversa. Qualche volta sembra anche che Paolo sia soltanto un lontano ricordo, eppure quando giacciono praticamente nel letto si rende conto e si ricorda tutti quanti i momenti. Anche semplicemente lo sguardo così di Paolo. E stessa cosa vale per Paolo, che nonostante questo è già sposato, ha figli e quant'altro, però pensa sempre a Francesca. E che cosa succede poi? Iniziano a frequentarsi, a vedersi in via segreta, e lei ha un figlio con il fratello di Paolo, che non si è capito se effettivamente è suo. Col fratello di Paolo, però è una bambina, non un bambino, e sappiamo che cosa succede alle figlie femmine, cioè chi sei tu per partorire? Il primo l'ha perso e il secondo mi fai una figlia, cioè tu sei proprio inutile al mondo, è quello che era lo slogan praticamente del periodo. E di conseguenza, però, nonostante questo, lei vive felice, spensierata, sembra essere rinata anche perché ha sua figlia. Allo stesso tempo, diciamo che gli incontri con Paolo diventano più frequenti, lei è più felice e quant'altro, finché appunto
beccano in flagrante e di conseguenza lui, il fratello di Paolo, li uccide tutti e due. Poi c'è un momento veramente straziante, secondo me, il momento successivo alla morte di Paolo e Francesca, in cui c'è il fratello seduto così abbandonato e dice: ma che cosa ho fatto esattamente? È come se avessi ucciso l'amore, l'amore universale, una cosa del genere. Questa frase è tipo wow. Quindi, che cosa ne penso in sostanza di questo libro? Penso che comunque per i fan, tra virgolette, o comunque gli amanti della storia di Paolo e Francesca sia una chicca da non perdere. Allo stesso tempo non è tutta la storia lineare, tra virgolette, e super super dettagliata, ma è molto romanzata, quindi diciamo che potete riscontrare un po' di problemi, diciamo, durante la lettura se cercate una cosa proprio fedele al 100%. Allo stesso tempo ho letto poi i ringraziamenti e tutta quanta la spiegazione di Matteo dicendo che appunto ha fatto uno studio accuratissimo della storia di Paolo e Francesca ed effettivamente, secondo me, modestissimo parere, c'è riuscito alla grande. Anche perché è riuscito ad andare a riprodurre tono, tra virgolette, di voce, tutte le ambientazioni, il modo di vestire, di muoversi, in maniera veramente, veramente ottima. Quindi, a mio parere, è un libro assolutamente da leggere, anche perché il costo è veramente irrisorio, 9,90 euro. Per un libro del genere, secondo me, ci sta tutto. Bene, detto ciò, il video si conclude qui. Fatemi sapere nei commenti se l'avete letto, se non l'avete letto, se l'avete visto in libreria. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!